Ti mostro come cucinare questo piatto unico con fagiolini e pancetta. Io ho utilizzato i fagiolini freschi, ma puoi tranquillamente usare anche quelli surgelati. Praticamente io sto selezionando i fagiolini ancora buoni e butto via quelli marci. E ovviamente taglio via anche il picciolo. Poi io le ho sciacquate sotto l'acqua corrente e ho messo sul fornello a scaldare un po' di acqua. Una volta che l'acqua raggiunge la temperatura di ebollizione, sala l'acqua e butto i fagiolini a bollire. Devono bollire per 10 minuti, da quando l'acqua riprende a bollire. Cuoci con il coperchio, comunque una volta cotti scolali e tagliali in più parti. Fai di ogni fagiolino almeno 3 pezzi. Dopodiché mettili un attimo da parte perché devi togliere dalla pellicina una cipolla bianca dal peso di 85 grammi, come anche di una cipolla rossa dal peso di 30 grammi, e devi fare con esse un taglio da soffritto, quindi tagliale finemente e poi in una padella metti un filo di olio di oliva e le cipolle, che esse devono soffriggere per alcuni minuti. Durante il processo del soffritto mescolate di continuo le cipolle per non bruciarle. Taglia a metà circa 8 pomodorini ciliegini, questi me li ha raccolti la mia raccoglitrice di pomodori di fiducia dalla mia pianta di pomodori. Mescola un po' e aggiungi subito la pancetta dolce in quantità di 200 grammi per 240 grammi di fagiolini. Poi mescola e lascia insaporire fino a che la pancetta cambia colore visivamente, e questo il risultato che devi ottenere. Poi metti un po' di vino bianco e mescola e lascia evaporare la parte alcolica. Io avrò messo 125 grammi circa di vino. Praticamente ora devi cuocere i pomodorini fino a che essi si ammorbidiscono spappolandosi. Dopodiché metti un po' di prezzemolo e pepe nero. Dopo che hai mescolato, aggiungi anche i fagiolini alla padella e mescola per amalgamare il condimento che hai fatto in padella. Dopodiché mescola. Se devi aggiungere dell'acqua durante la cottura, fallo, a me non è servito. Ovviamente a questo punto, quando l'acqua si è ristretta un po', metti anche del sale e hai finito. Devi solo far evaporare il sughetto in eccesso, perché questo è un piatto asciutto. Comunque ti aspetto nel mio prossimo video, ciao!